Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato al Watch of Italy di Novi Ligure, edizione quinta, che come noto quest'anno ha avuto circa un terzo più degli espositori degli anni precedenti causa aumento degli spazi espositivi disponibili e abbiamo qui una piccolissima carrellata, sono solo quattro, di marchi che sono sconosciuti almeno a me e sono convinto anche alla più parte del pubblico, ma che si inseriscono anche loro in questa insorgenza dell'orologeria italiana e magari qualcuno di questi, qualsiasi di questi potrebbe essere domani uno dei campioni di questa vicenda industrial creativa e a volte artigianale italiana. Cominciamo con un tema. Tema aveva già presentato il teorema in quadrante blu, qui adesso vengono proposte nuove colorazioni. È interessante perché non si tratta di un diver, qui stiamo parlando di resistenza all'acqua di 5 atmosfere, ormai quasi il minimo, e questo orologio è uno sport chic, diciamo, con una linea vagamente a bracciale integrato, è di 41 mm di diametro e ha un seagull scheletrato. È un bracciale a maglia piene molto robusto. L'insieme non è per niente disprezzabile, soprattutto in rapporto al prezzo. Guardatelo, è una proposta comunque assai originale. Via con il video. Buongiorno a tutti dalla edizione numero 5 del VOI. Siamo qui con il marchio Tema. Andrea a sinistra e Simone a destra. Adesso ci spiegheranno un po' l'azienda in sintesi e anche il tipo di proposta. Ok, allora diciamo che Tema Italy nasce circa 2 anni fa, sì, con la nostra idea e abbiamo iniziato a disegnarli appunto, sì, 2 anni fa, iniziando a produrne uno singolo e poi piano piano col tempo, un po' più alta la voce fosse possibile, piano piano col tempo abbiamo iniziato a riuscire a produrne di più, a migliorarlo sempre di più e oggi appunto facciamo la nostra prima esperienza qui al Watch of Italy esponendo le nostre nuove due colorazioni, nero e verde, perché inizialmente è uscito solo il colore blu. Quindi questo è il nero. Esatto. Come vedete qui si va al di là dell'open dial, perché c'è anche della scheletratura. Non è solo open dial trasparente, c'è qualcosa di più. Non su tutte le leve, ma qualcosa c'è. E c'è comunque una buona leggibilità, perché c'è una scala dei minuti ben contrastata. Esatto, molto contrastata. E le sfere anche si vedono bene. Esatto. Completamente in acciaio inox 904, sì. Maglie piene. Sì, ho visto un bracciale molto solido, sì, 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 con una, se posso far vedere, una chiusura a farfalla. Esatto. Sarà 10 atmosfere la volta resistenza. 5 atmosfere. Ah, 5 atmosfere, quindi è un orologio sportivo, sì, elegante. Elegante, sì. Di una certa qualità, diciamo. La meccanica è un Seagull. È un Seagull. Lo può vedere esposto lì, è un Seagull scheletrato. Ok. Abbiamo optato per questo movimento per evitare di usare il solito NH35. Ma adesso è chiaro che non è così, perché non si vede il rotore davanti, però si vede il bilanciere, uno potrebbe pensare addirittura a un calibro inverso, ma così non è, evidentemente. Bene, il prezzo? E il prezzo è 299. Cosa? 299? Sì, sì. 299. Pensavo di averle già sentite tutte, ma questa no, prezzo decisamente abbordabile. Beh, complimenti, cosa devo dire? Cioè, oggi grazie. Facciamo addirittura 10% di sconto. Ecco, così giusto per... Vabbè, vi volete far conoscere, che esatto. Capisco perfettamente, esatto. Perché altrimenti non, a questo livello non... Io ero già rimasto turbato dai 349 di un Miota 9 là, ma qui insomma c'è tanto che merita sicuramente. Grazie. E avete altri progetti ovviamente, sì, il marchio ha intenzione insomma di essere presente. Certo, sì, assolutamente, vogliamo, il nostro prossimo obiettivo è quello di fare una linea da donna, sì, e quindi utilizzare dei quadranti un po' più piccoli, diciamo leggeri.
e dovremmo disegnare totalmente da zero un nuovo orologio, perché è appunto tema, e abbiamo deciso questo nome perché in ogni nostro modello ci differenzieremo da quello precedente, perché non c'entrerà assolutamente nulla. Okay. Ogni orologio avrà un proprio tema. Oh, ma che bello, io amo quindi anche i pezzi unici, quindi benissimo, ottimo. Grazie, buon lavoro, grazie, piacere di avervi conosciuto e spero di rivedervi presto. Assolutamente, è un piacere. Ciao a tutti. Siamo ora a Fiorentino Orologi. Fiorentino Orologi credo proprio che debutti con un orologio chiamato NH501. La caratteristica di Fiorentino Orologi è quella di realizzare prototipi sia con macchina a controllo numerico che non, quindi c'è anche un certo contenuto di artigianalità e c'è una certa componente di Made in Italy, magari superiore al contenuto di Made in Swiss che si trova in tanti orologi presuntamente svizzeri. E appunto questo orologio NH501 è disponibile bronzo, alluminio bronzo, quindi diversi materiali, dimensioni 38,5-39 mi sembra di ricordare, ma nel video sarà detto con più esattezza, e poi vari calibri, dall'NH35 al Sellita 215 fino al Miota serie 9, quindi una grande varietà di proposte e vediamo un po' di cosa si tratta. Via con la sigla, via con il video. Allora, buongiorno a tutti, siamo al Watch of Italy edizione 5 e abbiamo qui Daniele e Simone. Sì, Simone, chiedo scusa, Fiorentino, il brand si chiama Fiorentino. L'avevate già esposto al Watch of Italy? No, era prima. Ah, ecco, allora non c'ero io, ecco perché non vi ho incontrati. Allora, vi chiederei, perché molti non conoscono sicuramente Fiorentino, di spiegare un po' cosa intende proporre e che cosa propone in concreto. Ah sì, siamo degli artigiani, il quale creiamo i nostri orologi da noi, nel nostro laboratorio. Parla un po' più forte se puoi, perché diciamo... Siamo degli artigiani che creiamo i nostri orologi da zero nel nostro laboratorio, avendo i macchinari, quindi CNC, creiamo le casse, i quadranti, le scatole, in questo caso i cinturini. In questo caso invece no, perché stiamo valutando una collaborazione con John Postrap. Ah ok, loro? Sì, sì, sì. E allora li costruiamo con due tipologie differenti di materiali, in bronzo e in alluminio. Certo. Per il momento questi sono prototipi, ovviamente li esponiamo in fiera per avere anche un feedback. Certo, da feedback. Parte e dimensioni piccole mi sembra? Dimensioni dal 40 al 39 al 38,5. Okay, okay. Quindi spessori. Perché qui la lunetta è abbastanza abbondante anche se inclinata, esatto. Quindi il quadrante è un po' più piccolo, dà un'impressione sembra di essere un po' sembra più piccolo, esatto. Ma da 28,5 standard. Allora, partiamo con tre movimenti differenti, Seiko NH38, open art o anche sì. Non perché produciamo noi sì. Quadranti, perciò lo possiamo anche sì. Vedere. Miota serie 9, sì. Sellita 215 a carica manuale. Okay. Invece in questo caso è Miota serie 9 sì. Fondata, okay. In alluminio. Allora. Cioè in alluminio la cassa? Cassa sì. Alluminio. Ah, okay, scusate. Ovviamente questa qua. È questa, la matrice, sì, sì. Questa da dove abbiamo ricavato questo orologio specifico e questa qui è la matrice del quadrante. Ok. Questi sono tutti vetri zaffiro, questo e il Sellita sono piatti o antiriflesso. Ok. Mentre gli altri due sono bombati. Sono bombati. Sempre zaffiri, senza antiriflesso. Queste sono le nostre scatole. Sì. Grezze. E questo qua è il prodotto. Ma guarda, oh, ma che carino! Dalla chiusura falsamente antica, che però piace. Ci sta. E poi questa scatolina incisa. Esatto, incisa. Bene, i prezzi? Allora, i prezzi di lancio saranno per questo in alluminio col Miota serie 9 vetro zaffiro 100 metri, la corona è a pressione ma con tripla guarnizione, sarà su Kickstarter, è già su Kickstarter, 20 bene. Pezzi a 500 euro. B-
benissimo. E stiamo ipotizzando una gamma di prezzi per certo. Abbiamo ipotizzato con voi 400 euro per l'NH38 perché cassa bronzo, 600 per Miota Serie sì. 9 sempre per cassa sì. bronzo, a differenza di questo certo. dobbiamo aggiungere qualcosa, e per il Sellita a carica manuale 800 euro certo. Benissimo, mi sembrano ottimi prezzi. L'orologio mi sembra avere una sua personalità in tutte le versioni sì. abbastanza definita. Ovviamente sono ancora in progettazione. Certo, sono cose diverse, certo, ma giustamente. Quindi in questo caso troviamo la corona differente. Certo. Per avere anche un feedback se può piacere più piccola o più grande. In questo caso abbiamo riscontrato che piace la corona grande. Sì. Posso capire, così. Certo. Anche altri piccoli aggiustamenti abbiamo. Ci saranno. Ci saranno, ma certo. lievi aggiustamenti. Benissimo, grazie per questa grazie anteprima. Quando andrete in vendita sarete in preordine adesso? Siamo già in preordine. Ah sì, ok, perfetto, l'abbiamo detto prima. Sulla piattaforma che diciamo va bene. In vendita andremo verso marzo, aprile. Ok, perfetto, perfetto. Va bene, io vi ringrazio molto, e buon lavoro e spero di rincontrarvi presto. Abbiamo poi la marca Forte, altro brand italiano, anzi di Forte dei Marmi, e che proprio rivendica in tutto e per tutto la sua, il suo logo di nascita e di sviluppo, Forte dei Marmi. E infatti c'è il gioco di parola Forte per te, ma anche Forte come Forte dei Marmi. E difatti i quadranti di questo orologio sembrano di marmo, in realtà non lo sono per ragioni di lavorabilità e forse persino di peso, cioè sono a pietra naturale con un effetto marmoreo, comunque molto ben riuscito, vi posso assicurare. E abbiamo orologi da 39 mm, il calibro LNH35. La cosa molto carina e caratteristica è che questi orologi non si venderanno online, ma soltanto a Forte dei Marmi, quindi soltanto chi va fisicamente a Forte dei Marmi può avere questo orologio così ispirato alla nota località turistica della Versilia. E quindi buona visione, tra l'altro mi sembra di ricordare che Federico, che ce ne parla, è anche un follower del canale che intraprende appunto questa avventura, non certo la più semplice. Noi facciamo comunque tanti auguri. Via con Forte. Forte. Buongiorno a tutti, siamo qui con Federico di Forte, che è un po' un gioco di parole evidentemente, per te, for you, ma è anche, diciamo così, un qualcosa legato a Forte dei Marmi. E infatti parliamo di orologi che cercano di proporre una tipologia di quadrante, credo nuova, perché io non ricordo di aver visto quadranti marmorizzati o di marmo, ma potrei anche sbagliare. No, bravissimo, hai già spiegato tutto. È un marchio, un brand dedicato alla città di Forte dei Marmi. Giochiamo un po' con le parole, con Forte, il for you, il per te. C'è tanto senso di appartenenza della città, dedicato ai Forte Marmini, ma anche ai turisti che vengono sempre da noi. E abbiamo i quattro tipi di marmo in quattro colori diversi. Il rosa con le venature un po' più leggere sì. per la Dora, ma che lo usa anche l'uomo, che a me lo prendo Sandora. Il bianco di Carrara. Allora, facciamoli vedere un po' più grandisti. Sì. Abbiamo sia la lancetta di secondi che una piccola sferina d'oro per sì. richiamare un po' il lusso della città. Certo, l'esclusività della del logo. Certo. L'orologio si chiama il Marmino. Il Marmino, per chiamare un po' il pezzettino piccolo di marmo, ma anche perché i Forte Marmini sì. sono proprio Forte Marmini. Noi li abbiamo chiamati il Marmino. Ecco, che diametro sono? Come? Che diametro sono le casse? Sono 39 mm, ah, tutti okay. unisex. Montano okay. un movimento 6 con NH35. 35. Abbiamo vetro zaffiro, sono impermeabili 50 metri okay, perché sono proprio studiati per la gente l'estate che certo, possa farsi il bagno. Certo, e diamo certo. anche in dotazione, ogni orologio ha il suo cinturino in gomma in base al colore del quadrante. Certo. Il bianco ce l'hai col suo bianco, il nero col suo nero, e il turchese tirreno col suo turchese. E l'orologio può essere preso sia liscio o zirico.
io vado già su notevole, naturalmente non sarà marmo vero, quindi non sarà marmo. E noi, noi abbiamo fatto solo 400 pezzi numerati che sono usciti questa prima estate nella città. Certo, il prezzo più o meno come è collocato? 770 euro. E noi veniamo un po' contro tendenza perché noi non vendiamo online. Certo. Noi se certo. vuoi l'orologio di Forte dei Marmi devi venire da noi in negozio a prenderlo. Certo, questa è una bella cosa, in qualche modo un segno che sei passato da almeno una volta da Forte dei Marmi. Diciamo, bravo, è il ricordo, è un segno anche che ci sei passato, che appartiene a città. Beh, giustamente, avendo un brand che richiama anche proprio Forte dei Marmi, credo che sia una bella idea questa per me, perché dà realtà a quello che hai al polso, cioè è stata un'esperienza, non è solo l'acquisto. Sono stato a Forte dei Marmi e magari ho fatto anche una vacanza. La nostra storytelling, il nostro prototipo di brand è tutto scritto qua, che è proprio quello che vuoi dire, passare a Forte dei Marmi. Certo, interessante. Certo, benissimo. Ora passiamo a Lorand, un marchio che ci propone in anteprima il Dressy, un dress watch dalla cassa abbastanza classica d'acciaio di 40 mm. Io l'ho visto, soprattutto mi è rimasto in mente, con un bel quadrante blu Soleil e con un Miotta serie 9, e veniva proposto alla fiera ad un prezzo di 320 euro. Cioè già il listino era basso, ma poi considerato il prezzo della fiera sembrava un miracolo, veramente. Mi sono rimasto abbastanza senza parole per questo prezzo. Certo, l'orologio è molto classico, deve piacere, ma a questo prezzo che cosa gli dobbiamo dire? Direi che si può dire molto poco. Poi, come vediamo, c'è anche dell'altro. Via con il video. Buonasera a tutti. Sapete già dove sono, cioè al World of Italy 5, e sono con Norad e con Antonio, che ci spiegherà pazientemente che cosa offre Lonard, che è un brand che non conosco, ecco, e quindi penso che molti di voi non lo conoscano, e quindi ne facciamo conoscenza. Prego Antonio. Grazie mille, buonasera a tutti. Noi siamo un brand giovane, siamo nati nel 2023. Ecco. Questa è la nostra seconda partecipazione a voi. L'anno scorso siamo venuti per presentare, avevamo ancora il prototipo, il nostro Lap One, che è un cronografo a carica manuale che monta il Seagal 17901. Ah, ok, ok. Ex Venus 170. Esattamente. Un cronografo ispirato al mondo delle corse, che quest'anno abbiamo in listino, un'edizione limitata, 299 pezzi. Color caffè, quindi un quadrante un po' particolare. Sì, vedo, un grigio quasi antracite, però un po' più chiaro dell'antracite, secondo me. E diciamo che è un colore che un po' ricorda i toni del vintage, no? Sì. Anni un po' 70. Quest'anno ce l'abbiamo listino, lo stiamo vendendo a un prezzo, devo dire, fiera veramente molto 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 pitante, 449 euro. Per un cronografo, va bene, d'accordo, col carico Seagal, però... che tanto è bello da vedere il carico Seagal, non so se lo fate vedere, ma no, lo facciamo vedere perché il fondello è lavorato, inciso, ha un disegno okay. E poi presentiamo la nostra novità, che è un dress watch che monta il Sellita SV200 in due colorazioni, blu e nero, con il suo cinturino in pelle. Che diametro ha? 40 mm. Vetro zaffiro leggermente bombato. E voi siete riusciti a fare con l'SV200 uno spessore così? Vedete, quando vi dicono ma l'SV200 è spesso, è qui qua là, poi invece in realtà il 2824 volendo potrebbe anche stare in una cassa così. Ecco, è bene saperlo, perché poi le cose, poi la moda delle casse gigantesche degli anni scorsi ha poi portato a queste cose qui, per cui nessuno crede più. Vedendo questo profilo io avrei detto anch'io 2892 al limite, o SV300, ma non l'SV200, invece c'è lui ed è proprio lui. Benissimo, molto bello. A che prezzo lo vendete? Questo lo stiamo portando in prevendita in fiera a 329 euro, quindi lo regaliamo. Sì, ecco, ma veramente, con l'SV200, questo è da record, cioè 329 euro un Sellita SV200 con bel quadrante, oltretutto, bella cassa. Grazie.
con chiusura farfalla, tra l'altro neanche la solita chiusura, che tra l'altro c'è persino del perlage sotto, cioè è una cosa pazzesca questa. Grazie. No, veramente. Curato ma poi, lo credo bene. All'estino lo daremo comunque sempre un ottimo prezzo perché sarà 449. Ah beh, ma complimenti, è una cosa sensazionale, cioè blu e nero. Blu e nero. Per il momento. Esattamente. Produzione già avviata, quindi entro novembre saremo pronti. Ci penso pure io, perché una cosa così mi attira. Grazie. Ecco. Grazie davvero Antonio, grazie. Complimenti. Grazie. È bello che vediamo che tutti gli espositori hanno sempre qualcosa di particolare, di riuscito da presentare, e ne siamo molto lieti. Grazie, grazie mille, ancora, grazie. Antonio. Buona e complimenti a Leonard. Grazie.